Questo è il tempo delle donne. Lo avevate notato? Questo è il tempo delle donne. Viviamo nel tempo delle donne. Le donne sono protagoniste di questo tempo, nel mondo occidentale oggi. Le donne sono dappertutto. Le donne sono protagoniste nella società, nel mondo del lavoro, nella politica, nelle istituzioni, nell'arte, nella cultura, nella scienza. Le donne sono protagoniste. Non c'è problema, questione, progetto che non venga analizzato pensando al punto di vista delle donne, all'impatto di genere, alla prospettiva di genere, all'effetto dal punto di vista femminile. Le donne quindi sono protagoniste di questo tempo. Ma le donne non sono soltanto protagoniste di questo tempo. Le donne sono anche vittime di questo tempo. O meglio, vittime di questi tempi. I tempi delle donne non sono i tempi degli uomini. Le donne hanno abdicato al loro tempo per donarlo agli altri. Il concetto della relatività del tempo della fisica teorica si concretizza perfettamente nella vita delle donne. Il tempo delle donne non è il tempo degli uomini. Le donne sono divise tra tanti tempi. Il tempo della vita familiare, il tempo della procreazione, il tempo dell'allevamento e della cura dei figli, il tempo del lavoro. Alle donne si chiede tantissimo, si chiede di essere sempre in forma, di riuscire a soddisfare i tempi degli altri. Se chi è vero ricco, chi è la persona felice, è la persona che ha del tempo per se stesso, del tempo per donare agli altri, beh, diciamo che le donne sono povere di tempo per se stesse. Le donne hanno poco tempo per loro, perché donano il loro tempo agli altri. Alle donne si chiede tempo. Se dobbiamo descrivere la vita di una donna lavoratrice, madre, magari di un figlio piccolo, come la descriveremmo? Che cosa vi viene in mente? Noi siamo sempre di corsa. La nostra vita è una corsa contro il tempo, un incastro continuo. Siamo vittime della mancata conciliazione dei tempi, siamo vittime della difficile conciliazione, a volte impossibile conciliazione dei tempi. Siamo vittime del multitasking. A noi si chiede di essere madri perfette, di essere il centro del focolare domestico, il fulcro della famiglia tradizionale e non tradizionale. Ma noi si chiede anche di essere lavoratrici, brave, bravissime, di essere competitive con i colleghi uomini, di sfondare la barriera di cristallo, di arrivare ai vertici. Quindi alle donne si chiede tantissimo, ma alle donne non si dà altrettanto. Le donne moderne, le donne del mondo occidentale, le donne protagoniste si trovano in una situazione difficile. Siamo donne in bilico, spesso costrette a delle scelte drammatiche, rinunciare a una parte di noi, rinunciare all'idea della procreazione o posticiparla, e sappiamo che posticiparla troppo a volte significa rinunciare. E dall'altro lato a volte sacrificare il lavoro, sacrificare la carriera. Siamo in bilico, donne in bilico, una dimensione individuale di profonda drammaticità. Alle donne si impone una scelta drammatica che non è la scelta che si impone agli uomini. Siamo quindi sempre sottoposte ad una pressione molto forte che viviamo in una dimensione individuale. Ma questo è l'errore, non è una dimensione individuale. In realtà questo è un problema collettivo, perché il problema individuale diventa un problema collettivo nel momento in cui ha un impatto collettivo. Perché le donne sono il fulcro del mercato del lavoro. Aumentare l'occupazione in questo paese significa aumentare l'occupazione femminile. È l'occupazione femminile che è più bassa di quella maschile, anzi, in Italia l'occupazione femminile è tra le più basse nei paesi europei. La disoccupazione femminile è più bassa di quella maschile. Il tasso di inattività femminile è altissimo. Tasso di inattività significa che le donne hanno rinunciato a sperare. Il tasso di inattività è un indice di sfiducia delle donne nel mercato. È l'indice del fatto che le donne sono sfiduciate, o sono state espulse dal mercato, o non ci sono entrate, ma hanno rinunciato a cercarlo.
È un dato di profonda tristezza il dato di inattività. E allora aumentare l'occupazione del paese significa aumentare l'occupazione femminile, puntare sulle donne, rilanciare il lavoro delle donne. Dall'altro lato, guardiamo però questo paese. Questa dimensione individuale di drammatica scelta ha portato a un bassissimo tasso di natalità. Il tasso di natalità in questo paese è tra i più bassi al mondo, ben al di sotto del livello di rimpiazzo. Siamo un paese che non cresce. Poco lavoro e pochi figli, troppo pochi figli, troppo poco lavoro. C'è un problema, c'è un cortocircuito. Che fare? E allora vediamo che quella dimensione di drammaticità individuale diventa una dimensione che ha una proiezione collettiva, una proiezione importante per il nostro paese. Non è quindi un affare individuale, è un affare collettivo, è un affare che ha a che fare con lo Stato. È un affare di Stato, è la politica che si deve occupare di questo, è la politica che deve puntare sulle donne. Da giuslavorista vi dico, è vero che ci sono molte tutele nel mercato del lavoro. Il diritto del lavoro prevede molte tutele nel mercato per le lavoratrici. Ma quali lavoratrici? Le lavoratrici subordinate. Le tutele sono fondamentalmente incentrate nel rapporto di lavoro subordinato. Ma guardiamoci intorno. Com'è il mercato del lavoro oggi? Il mercato del lavoro sta cambiando. Non è più soltanto il lavoro subordinato, anzi. E il diritto del lavoro però si è dimenticato di una parte delle lavoratrici, le autonome, le libere professioniste, le lavoratrici a voucher. La famosa gig economy ha quasi polverizzato il rapporto di lavoro. Si è trasformato, ci sono tanti, tanti tipi di lavori e la maggior parte di questi non sono tutelati. Le lavoratrici allora sono divise tra chi ha tantissime tutele e chi ne ha poche. Ma anche chi ha tante tutele, in realtà, non ha la fortuna di poter fare con serenità delle scelte. Perché? Perché le troppe tutele sono un boomerang. Molte volte le troppe tutele si trasformano in un boomerang. E accade allora che un datore di lavoro, invece che assumere una lavoratrice, che si porta dietro una dote di pacchetto di tutele, assume un lavoratore, un uomo, proprio per evitare quelle tutele. E allora bisogna fare qualcosa. Bisogna cambiare il punto di vista, bisogna cambiare la prospettiva. Dobbiamo partire da una constatazione. Le donne in questo paese rappresentano un pezzo del welfare. Le donne hanno sostituito lo Stato in tutta una serie di situazioni. Le donne si occupano dei figli, li allevano, si occupano degli anziani, li accudiscono. Le donne arrivano dove lo Stato non arriva. Le donne sono un pezzo di welfare. E allora, se la politica e lo Stato deve investire sul welfare, e se le donne sono un pezzo di welfare, lo Stato deve investire sulle donne. Investire sulle donne significa metterci soldi, significa scommettere sulle donne, scommettere in particolare sulle donne giovani, sulle nuove generazioni, per cambiare il paese, per far andare avanti il paese. Come fare? Come scommettere sulle donne? Io voglio lanciare un'idea. Perché a TED si lancia un'idea che può essere un progetto o può essere presa come una provocazione, un'idea che però è un'idea concretizzabile. Si parla di reddito minimo. Io darei un reddito minimo di maternità, un reddito minimo di maternità alle donne che rinunciano ad una parte della loro attività lavorativa per l'accudimento dei figli. E soltanto per un tempo limitato, magari fino ai 13 anni di vita dei minori. Rinunciare una parte del tempo di lavoro per l'allevamento e la procreazione dei figli. Un reddito minimo di maternità che consenta alle donne, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro, subordinate, autonome, voucher, libere professioniste, a prescindere, un reddito di dignità, per consentire alle donne di non essere sempre sottoposte a questa drammatica scelta, di poter prendersi una pausa lavorativa, ma restando con un piede nel mercato, per l'accudimento dei figli. E per un accudimento dei figli che non deve essere limitato ai primi anni di vita dei figli, perché noi, italiane, non abbiamo la stessa cultura delle donne nordeuropee, delle donne nordamericane. La donna italiana vuole essere una madre italiana, vuole esserci nella vita dei propri figli, vuole essere protagonista, vuole essere un punto di riferimento, vuole esserci.
E allora dobbiamo consentire alle donne di soddisfare questa esigenza, di fare questa scelta. Un reddito minimo di maternità, che però imponga alle donne in cambio di rimanere nel mercato, con formazione, perché la formazione è un investimento per se stessi, è un investimento per il futuro, è un investimento per ritornare a lavorare dopo il periodo di pausa. Oppure con una serie di attività lavorative. Dobbiamo prendere il buono, per esempio, che c'è nella gig economy, nella collaborative economy, nella sharing economy. Il lavoretto, la flessibilità negativa, può essere voltata al positivo, se vista come conciliativa, una forma di conciliazione che consenta alla lavoratrice che decide che per i primi 13 anni di vita dei suoi figli si occuperà principalmente di loro, di tenere un piede nel mercato, di non mollare completamente, in modo da essere facilmente poi reimmessa in un circolo di produzione. Ecco, questa può essere uno spunto, un'idea. Vorrei aggiungere ancora una cosa. Accanto a questo dovrebbe esserci anche una contribuzione figurativa aggiuntiva. Una contribuzione figurativa aggiuntiva che sopperisca alle carenze contributive della lavoratrice che si sacrifica in questo periodo di vita. Perché dobbiamo pensare alla pensione. E allora, se esiste la contribuzione figurativa aggiuntiva, per esempio, per i lavoratori usuranti, io la prevederei anche per le donne. L'usura non sarebbe data dal lavoro, ma dal doppio, dal triplo lavoro, magari in proporzione al numero dei figli allevati. Ecco allora che si investirebbe in modo concreto, si darebbe uno strumento concreto, un reddito minimo di maternità, una contribuzione figurativa aggiuntiva. Lo Stato ci dovrebbe mettere quindi i soldi, ma consentirebbe in questo modo alle donne di fare il salto, ma anche il Paese potrebbe fare il salto. Perché abbiamo capito che sono le donne la chiave di volta del sistema, sono le donne che possono far aumentare l'occupazione, sono le donne che possono aumentare la sostenibilità del welfare e sono le donne che possono far crescere il Paese in termini di popolazione. Naturalmente bisognerebbe sperimentare queste misure. Dove? Per esempio nelle pubbliche amministrazioni, ma non solo. Bisognerebbe coinvolgere le imprese. Le imprese che con responsabilità sociale si vogliano far carico di questo, di dare delle occasioni di lavoro alle donne, delle occasioni di lavoro anche flessibile, molto flessibile, con incentivi alle imprese che decidono di rappresentare uno strumento per le donne, per non perdere completamente il contatto col mercato. Questa potrebbe essere un'idea per far fare il salto, un'idea per limitare la disoccupazione femminile, per aumentare l'occupazione femminile, per sconfiggere l'inattività femminile e per portare all'inclusione delle donne che decidono, in parte, per una parte della propria vita, di dedicarsi principalmente alla famiglia, ai figli, ma senza rinunciare alle loro aspirazioni di indipendenza economica, di carriera, di futuro. E poi, questo potrebbe anche servire per far ritrovare la voglia di natalità. Grazie.